di giocare però no, dai, ti passa la foro, però ti passa la foro, salto al nastro, dai. Oh, che bello dentro, perché che no, perché dove ne andrai? Secondo me inaugura? No, dentro l'aria. Lore, voglio tornare giù, come si legge la contrada di l'inaugurazione del 15, ma... ci vuoi, io non so, guardate, ci fa se c'è la purtroppo la Stalfred è arrivata. Cuore di un quartiere urbano o di un paese. Ne dà e ne riceve il nome, ne esprime la fisionomia e risponde anche ad altri bisogni e aspirazioni nel segno di solidarietà umana e cristiana. In quest'opera di mediazione sociale e culturale è quanto mai utile, se non necessario, che intorno ai luoghi deputati al culto vi siano ambienti di servizio pastorale e spazi integrativi aperti a tutti. L'inaugurazione di nuove attrezzature parrocchiali è occasione per ringraziare il Signore e rendere manifesta a tutti l'immagine di una comunità che nasce dalla parola di Dio, si edifica nei sacramenti e rende testimonianza attraverso una presenza viva in mezzo agli uomini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio Padre, che ci guida e ci sostiene la pazienza e la carità di Cristo, sia con tutti voi. Con il tuo spirito. La Chiesa parrocchiale, casa di Dio in mezzo alle case degli uomini, il cuore della comunità, tra essa e il paese, c'è l'occasione di un fecondo scambio religioso e sociale in vista dell'evangelizzazione e della diaconia di carità. In questa trama di relazione si inseriscono di nuovi ambienti parrocchiali che stiamo per inaugurare con la benedizione del Signore. Il Verbo di Dio, fatto uomo, ha posto la sua tenda in mezzo a noi, perché dalla sua pienezza attingiamo grazia e verità. Anche questa stagione pastorale può essere un segno della presenza del Signore in mezzo alle nostre case e nelle nostre famiglie. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, o Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci hai innestato in Cristo, vera vite, e ci hai fatto membro del suo corpo che è la Chiesa. Tu, Pastore eterno, doni al popolo cristiano per le mani dei tuoi ministri, tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucaristia, fatto di ogni edificazione comunitaria. Fa che alla scuola del tuo Figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questo oratorio al servizio della parrocchia di San Giacomo Apostolo e rendilo punto di riferimento e di incontro fra i vicini e lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, Signore, il segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Concedi ai tuoi fedeli, Signore, l'abbondanza dei tuoi doni, la salute del corpo e dello spirito, la concordia fraterna e la pace, la gioia di servirti nella Santa Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
E facciamo un applauso. Abbiamo aperto l'oratorio parrocchiale. È aperto. Ma posso fare una partita allora? Adesso sì. Allora, la ciclo.